Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parleremo di Lazio, Lazio Zenit, che vince la Lazio 3-1. E vince la Lazio 3-1 meritatamente. Nel primo tempo ha giocato meglio, nel secondo un po' meno. Il primo tempo subito arriva il gol di Ciro Immobile. Dopo 3 minuti arriva un gol bellissimo di Immobile. E poi arriva il gol bellissimo di Immobile da fuori area e subito va in vantaggio la Lazio. Ma cioè, la Lazio, cioè, ogni squadra ha un punto di riferimento offensivo, ha un riferimento offensivo, invece Napoli no, non ce l'ha. Per esempio la Lazio come riferimento offensivo ha Ciro Immobile, Lukaku, l'Inter come riferimento offensivo ha Lukaku, il Milan ha il dio Ibrahimovic, il dio Zlatan, la Juve ha CR7 e Morata, la Roma ha Dzeko e Mkhitaryan, il Napoli ha Osimhen, sì, però non ha tantissima esperienza. Io uno come Gallo Belotti ce lo vedevo prima che arrivasse Osimhen bene a Napoli, perché già sapeva il campionato, ha giocato tanti anni in Serie A e già aveva molta esperienza, e 20 gol te li faceva, 15-16 gol te li faceva. E invece Osimhen non è una certezza 15-16 gol, perché si deve ambientare, poi deve crescere. Volevo un attaccante, un punto di riferimento che trascinava la squadra e con i suoi gol. Invece Osimhen non lo vedo ancora pronto per la Serie A, deve crescere, man mano che cresce, però già lo volevo uno bello pronto per la Serie A, che faceva subito al primo anno 20 gol. Invece penso che per Osimhen non è così, non lo so se riesce a prendere 12-13 gol, chi lo sa. So. Portarsi anche che sfiora i 20 gol, fa 18 gol, 16 gol, non si sa, però parliamo di Lazio Zenit, Ciro Immobile subito dopo 3 minuti, un gol bellissimo. A me piacciono questi attaccanti qua, cinici, sottovolta. Poi il secondo gol arriva, un gol bellissimo da Marco Parolo, ma che gol ha fatto Parolo, bellissimo gol. Poi dall'altro lato arriva la risposta, scusate, del Zenit, che anche là è un bel gol. Poi il primo tempo finisce 2-1 per la Lazio, il vantaggio di un gol. Poi nel secondo tempo subito arriva il gol di Ciro Immobile su calcio di rigore, bellissimo rigore. E poi lì il Zenit inizia ad attaccare, ma cioè, la Lazio non ha creato più occasioni buone da rete, vabbè, perché ha difeso bene questo vantaggio. La Lazio ha giocato bene, ha dominato la partita. Veramente ha giocato bene questa Lazio. Poi la Juve ha vinto 2-1, Juventus Ferencvaros, 2-1 al 92esimo, Alvaro Morata subentra e segna il gol decisivo. Con assist mi sembra di Quadrato, però non ho visto la partita e quindi so solo già segnato. E ragazzi, la partita Lazio Zenit finisce 3-1. 3-1. La Lazio mi sembra che va a 8 punti. Mi sembra che va a 8 punti la Lazio, se non mi sbaglio. Il Borussia Dortmund va a 9 e penso. Cioè, non voglio cantare addosso, ma penso che Borussia Dortmund, non mi sto facendo bene i conti, però penso che Borussia Dortmund e la Lazio siano passati già agli ottavi di finale. Agli ottavi di finale, poi non so come stanno le altre, può essere pure che le altre stanno a un punto e quindi già sono passate automaticamente. Però non ottengo la classifica avanti del girone della Lazio. Quindi penso che la Lazio e il Borussia Dortmund sono passati agli ottavi.
Cioè, per me anche la Juve e il Barcellona sono passati anche loro agli ottavi. Già me li faccio per passati. E ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto il video, lasciate tantissimi mi piace, tantissimi, mi raccomando. Iscrivetevi al canale in tanti. Iscrivetevi al canale. Ciao ragazzi.